L'importanza della prevenzione della salute dei denti inizia fin da piccoli. Nel prossimo servizio ci occupiamo delle principali patologie dall'infanzia all'adolescenza, dalla caduta dei denti da latte agli apparecchi ortodontici. La fascia d'età che va dai 6 ai 18 anni rappresenta un periodo fondamentale per la crescita delle arcate dentali. In particolare lo sviluppo e il posizionamento della dentatura andranno ad influire sulla struttura ossea della faccia e monitorare la crescita effettuando controlli periodici dal dentista è necessario per evitare disarmonie e malocclusioni, difficili da correggere in età adulta. Il dottor Paolo Pasquali, membro della SIDO, Società Italiana di Ortodonzia, a cui partecipa attivamente con pubblicazioni e brevetti, ci spiega quali sono le problematiche e i consigli da seguire durante questa lunga e delicata fase. Cominciamo dai 6 anni, che più o meno coincide di solito con la caduta del primo dentino. Come deve essere affrontata? Beh, la perdita del primo dentino è una fase storica per il bambino e anche per tutta la famiglia, praticamente, perché sono problemi, paura, terrore di far male. Potrebbe essere l'occasione quindi per fare una prima visita. Senza dubbio, si approfitta proprio in questa fase per valutare se in questa situazione si possono verificare dei problemi di patologie cariose che possono essere dannose per lo sviluppo ulteriormente dell'arcata dentaria e quindi l'instaurarsi anche di eventuali malocclusioni. Per quanto riguarda invece i denti da latte, vanno curati? Spesso si ha la convinzione di non curarli abbastanza perché tanto poi cadono, è giusto? No, purtroppo questa è una convinzione errata, perché il dente deciduo va trattato, deve essere curato, deve essere portato fino al periodo in cui deve cadere fisiologicamente, perché la patologia cariosa prima di tutto può inserire dei microbi che arrivano fino al sangue e quindi dare dei problemi circolatori anche a distanza, patologie cardiache e renali abbastanza gravi, fortunatamente rarissime. Il fatto poi che il dente cade precocemente, praticamente lascia dei vuoti, per cui un deficit masticatorio, ma soprattutto il dente che cade precocemente fa sì che il dente permanente ritardi o non trova la giusta posizione della sua posizione, perché o si è chiuso lo spazio oppure non ritrova praticamente il canale dove deve essere inserito. Per la cura dei denti da latte fondamentale è una corretta igiene orale. Già a 6 anni lavare i denti non è più un gioco, ma una regola da seguire quotidianamente. È molto importante in questa fase quindi insegnare la corretta tecnica di spazzolamento e anche i tempi di spazzolamento giusti, quindi motivare anche il genitore nel seguire il bambino affinché riesca a spazzolare i denti nei giusti momenti della giornata, da non tralasciare la sera prima di andare a dormire, la mattina dopo aver fatto colazione, evitare magari di assumere frequentemente snack dolci e magari preferire invece snack salati. Nello studio e nella terapia delle anomalie di sviluppo e di posizionamento della dentatura, l'ortodonzia gioca un ruolo centrale. Gli obiettivi fondamentali dell'ortodontista non si limitano solo al corretto allineamento dei denti, ma mirano anche al raggiungimento di un'armoniosa estetica del viso, di una funzione masticatoria efficiente e di un migliore stato di salute dei denti e dei loro tessuti di sostegno. Le terapie ortodontiche iniziano già dalla caduta dei primi denti da latte, nella fase cosiddetta intercettiva. Dobbiamo essere attenti prima di tutto al fatto che non ci siano la persistenza di cosiddette abitudini viziate, che noi chiamiamo, e cioè persistenza del ciucciare il dito, persistenza del ciuccio, patologie adenoidee con respirazione orale che possono condizionare tutto lo sviluppo delle arcate dentarie, che sono abbastanza gravi. E inoltre la persistenza, ad esempio, che noi chiamiamo la deglutizione infantile, cioè con la lingua in mezzo ai denti. Questo comporta praticamente uno sviluppo delle arcate in modo anomalo e poi, se si interviene tardivamente, difficilmente si hanno dei recuperi estetici anche validi. Successivamente, se necessaria, si passa alla fase di allineamento. La seconda fase consiste nell'allineare tutti i denti e creare una giusta occlusione e un'estetica gradevole, apprezzabile, e questo si può fare solo a fine permuta, quando abbiamo tutti i denti in arcata.
Quando vengono montati gli apparecchi multibracket, fondamentale è una corretta igiene orale. L'igienista dentale deve insegnare proprio una tecnica di spazzolamento un pochino più specifica, perché l'apparecchio multibracket trattiene più placca e quindi il bambino deve spazzolare i denti anche più frequentemente e in modo più specifico, quindi usando spazzolini ortodontici, ausili anche diversi, quindi spazzolini interdentali, scovolini, fili interdentali. Un ultimo aspetto, ma non per questo meno importante, riguarda l'ambiente e l'approccio alla visita. Quando ad essere visitati sono i bambini, lo studio dentistico deve avere caratteristiche ben precise per poterli accogliere e fare in modo che la visita dal dentista venga vissuta come un divertimento e un'occasione per imparare a conoscere il proprio corpo. Questa specializzazione ci impone di avere degli strumenti adatti proprio per questi bambini, quindi già dal carattere, dal gioco che possiamo cominciare a fare per tranquillizzarli, abbiamo in poltrona la telecamera intraorale con cui possono già vedere e capire le carie, come sono fatte e quando vengono tolte, la differenza. Poi abbiamo anche degli strumenti, ad esempio per le radiografie, lo strumento per fare radiografie per tutti i denti, che sono apparecchi di ultima generazione digitali, per cui emettono l'80% di radiazione in meno, per cui si preferisce sempre usarli proprio per prevenzione, per eventuali problemi, insomma. È tutto per questa puntata di Strade della Salute. Vi ricordo che potrete rivedere tutti i servizi sui siti e social di ETV ed Elixir. Grazie per l'attenzione e a presto. Le strade della salute, in collaborazione con Privata Assistenza, da 22 anni al fianco delle famiglie italiane. Affidati al centro più vicino. Privata Assistenza fa la differenza. La salute prima di tutto. Associati Fisiomed si trova in Via Natali 1 a Sforza Costa di Macerata.